La prima tecnica che ti voglio presentare è quella dell'harp style. Come dice il nome stesso, è una tecnica che vuole imitare in qualche modo il suono dell'arpa. E l'arpa, appunto, è uno strumento in cui, essendoci tante corde che vibrano insieme, molte note possono in qualche modo coesistere, cioè risuonare proprio insieme. Ecco, con l'effetto dell'harp style vogliamo imitare proprio quell'effetto, andando a suonare più note che si sovrappongano dove possibile. Voglio farti un esempio. Nell'esercizio 8.1 andiamo a suonare una scala di La minore naturale senza l'uso dell'harp style. Vedrai che ci sono alcune note che bloccano le note precedenti. Ti faccio vedere, guarda, siamo all'esercizio 8.1, vedi che abbiamo La, Si, e poi torniamo indietro, La, Sol, Fa. Ecco, come avrai visto, nella seconda corda, questo Si, Do, Re, sono note in cui ciascuna blocca quella precedente. Vedi, il Si smette di risuonare appena il Do suona, perché giustamente ho il primo dito premuto sulla seconda corda. E questo stesso Do smette di suonare quando premo il Re, perché è la nota suonata due tasti avanti, quindi blocca automaticamente quelle dietro. Ecco, tutto questo è rimediabile appunto grazie all'uso dell'harp style, in cui noi distribuiremo queste note su corde diverse, facendo sì che possano in qualche modo coesistere. Andiamo a vedere come. Nell'esercizio 8.2 andiamo a appunto distribuire le note della scala di La minore naturale su corde diverse. Ecco che allora, vedi, avremo il La che prima avevamo sulla terza corda, lo andiamo a prendere qui al settimo tasto della quarta corda. Il Si lo andiamo a prendere sulla seconda corda vuoto, ed ecco che appunto il Si si va a trovare su una nota diversa, su una corda diversa, scusami, da quella del Do, ok? Quindi Si e Do potranno suonare insieme con l'effetto dell'arpa, senti. Ok? Senti che suonano tutti insieme. Perché le ho distribuite appunto su corde diverse. Appunto, quindi avremo La, Si sulla seconda corda, poi Do e Re li andiamo a prendere tutti e due sulla terza. Il Mi ce l'ho sulla prima corda vuoto, quindi lo andrò a prendere sulla prima corda vuoto. Mi, Fa, e anche qua vedi che il Mi e il Fa li ho distribuiti su corde diverse. Prima era Mi, Fa. Senti come più, in qualche modo più freddo, perché le note sono una di seguito all'altra sulla stessa corda. Qua invece, ok, coesistono, effetto arpa, Mi, Fa, Sol, La. Ok, e poi torniamo indietro. Te lo faccio molto lentamente, guarda. Per quanto riguarda appunto la mano destra, parto col pollice, vedi? Cerca di curare bene l'omogeneità di queste note, in modo che le note a vuoto non coprano in qualche modo le note invece diteggiate, e prova a prendere confidenza magari due battute per volta con questa scala. E una opzione in più che puoi avere rispetto a suonare la scala come magari sai già fare, ecco, saperla suonare con l'effetto dell'harp style sicuramente è una possibilità espressiva in più. Andiamo a suonare quindi molto lentamente insieme l'esercizio 8.2 e impariamo a riconoscere questo effetto dell'harp style. 1, 2, 3, 4. Allo stesso modo, proviamo ad applicare l'effetto dell'harp style sulla scala di Do. Nell'esercizio 8.3 vedrai che la scala di Do verrà eseguita senza harp style e quindi avremo alcune corde, per esempio la quarta, la terza, la seconda, dove verranno suonate più note e in cui quindi ogni nota in qualche modo bloccherà le precedenti. Quindi andiamo a sentire nell'esercizio 8.3 come suona la scala di Do senza harp style. 1, 2, 3, 4.
Ti sarai reso conto, suonando questa scala di Do, che c'erano alcune corde, in particolare la quarta, la terza e la seconda, dove suonavano più note insieme, vedi? Re, Mi, Fa, oppure Sol, La sulla terza, oppure Si e Do sulla seconda. Bene, andiamo a prendere il concetto chiave dell'art style, che abbiamo detto essere distribuire le note su corde diverse affinché possano coesistere, e andiamo quindi a distribuire queste note della scala di Do dove è possibile cambiando corde. Come si fa? Allora, partiamo dal Do, vedi? Che abbiamo detto che è sul terzo tasto della quinta corda, ok? E partiamo sempre da lì. Andremo a suonare il Re sulla seconda corda, sulla quarta corda vuoto, vedi? In modo che possano coesistere, effetto arpa, vedi? Do, Re. Poi invece di andare a prendere il Mi sul secondo tasto della quarta, dove andrebbe a bloccare la quarta corda vuoto, vedi, bloccherebbe il Re. No, lo andiamo a cercare questo Mi sulla quinta corda, in particolare al settimo tasto. E quindi guarda, senti come si crea l'effetto arpa. Do, Re, Mi. Vedi che il Re e il Mi coesistono. Il Fa lo andiamo a prendere subito dopo, sull'ottavo tasto. E il Sol sulla terza corda vuoto. Quindi questo Fa e questo Sol coesisteranno. Il La, invece di andarlo a premere qua, come facevamo prima, sul secondo tasto della terza corda, lo andiamo a prendere sul settimo tasto della quarta. E in questo modo avremo, guarda, Sol, La. Il Si ce lo abbiamo vuoto sulla seconda. E il Do sul quinto tasto della terza. Ok? Ti faccio sentire tutta questa scala con l'arp style di seguito e vedrai come si crea appunto l'effetto arpa. Guarda. 1, 2, 3, 4. Suoniamo molto lentamente insieme l'esercizio 8.4. 1, 2, 3, 4. Mi raccomando di sfruttare le corde a vuoto come momento di passaggio da una posizione all'altra. Nell'esercizio 8.5 andiamo ad applicare l'arp style in un contesto musicale. Senti come questo effetto arpa, no? Quindi un po' magico, conferisce un tocco di mistero e di magia appunto a questo arpeggio in stile Irish. Te lo faccio prima sentire e poi lo andiamo ad analizzare insieme. 1, 2, 3, 4. Allora, come vedi, l'esercizio 8.5 si apre proprio con una frase in arp style, soltanto che invece di suonarla appunto senza arp style, cioè Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, in cui risulterebbe un po' secca, un po' poco aerosa, l'andiamo a suonare con l'effetto dell'arp style, quindi imitando il suono dell'arpa e distribuendo queste note su corde diverse. Quindi vedi il Fa lo andiamo a prendere sul sesto tasto della seconda corda, in modo che, venendo suonato dopo il Mi, coesiste per qualche momento, per qualche istante, con il Fa. Vedi? Mi, Fa, Mi. Senti che risuonano. Poi andremo a prendere Re, Do, Si. E sfruttiamo questo Si a vuoto. Vedi? Re, Do, anche qua su corde diverse. Re sul terzo tasto della seconda. Do sul quinto tasto della terza, Si a vuoto, e questo Si a vuoto è un momento di passaggio
dove posso muovere la mano sinistra e andarla a mettere sul settimo tasto della quarta corda. Guarda. Qua mi muovo e sfrutto la corda vuoto come momento di passaggio. Dopodiché andrò a prendere questa posizione di Do major 7, anche se in realtà mi servono solo quinta, quarta e terza corda. Ok? Pollice, indice, medio, indice. Stessa posizione, due tasti avanti. Vado a fare questo Re ad 4. Ripeto il lick in harp style. Mi raccomando, cerca di curare l'omogeneità di queste note, senti? Ok? E fai in modo che la mano si muova in maniera omogenea, ok? E finiamo con un Sol, in cui ci basterà mettere solo due dita, vedi? Il Sol e il Si, su, rispettivamente sulla sesta e sulla quinta corda. Ripeti un po' di volte le singole battute di questo esercizio e una volta che sarai tranquillo, proviamo a suonarlo insieme lentamente. 1, 2, 3, 4.